la città, come grande la città, come viva la città, come allegra la città. Eccoci al nostro appuntamento sulle note della canzone di Giorgio Gaber, come bella la città, città che può essere bella ma anche ricca di luoghi carichi di mistero. Sì, perché poi i luoghi possono essere carichi di voci, di leggende che si tramandano per secoli, arricchiscono il fascino della storia di questi luoghi. Ecco, noi oggi parliamo delle città, dei misteri e anche delle città dei fantasmi in un certo senso. Ecco, per capire che cosa vogliamo dire, intanto diamo il benvenuto a Manlio Torquato e Massimo Martinelli, esperto meteo, lo vedo qua dietro per noi, che ci racconterà le ultime notizie sul clima di questo fine settimana. Allora, Manlio Torquato, scusatemi, è il sindaco di Nocera Inferiore, lo presento. Cominciamo buongiorno, proprio con salve. Lei, sindaco, perché da sempre la sua regione è ricca di storie di fantasmi, di storie di misteri. Per quale motivo? Ma storie di misteri, e la nostra regione ne ha tanti, noi non abbiamo... Oltre a quelli legati alla cronaca, diciamo... Insomma, più... la cronaca è anche una cronaca positiva, spesso e volentieri, ma c'è una tradizione culturale importante nelle nostre terre, una terra di grande tradizione storica, culturale, luogo di passaggi, luogo di personaggi di assoluta rilevanza. E poi abbiamo insediamenti importanti, come ad esempio il castello del nostro parco, che ha una tradizione antichissima e che rievoca anche i misteri dei fantasmi. Il nostro luogo ne ha due, perché non si fa mancare nulla, ci sta un'antica tradizione del maniero che ricorda due personaggi storici, Basilio e poi Basilio Principe di Capua, ricordato come il fantasma di Pietronocco, e Cencia da Trastevere. C'è il fantasma buono e il fantasma cattivo, nella migliore tradizione meridionale. Ecco, forse il personaggio più enigmatico e misterioso per eccellenza è Cagliostro. Allora, vediamo chi era Cagliostro, un alchimista, un impostore, un guaritore nel servizio di Roberto Campagna. Questa è la prima cella che ospitò Cagliostro subito dopo la condanna che gli fece il Sant'Uffizio a Roma. Cagliostro aveva uno sguardo particolare, sapeva ipnotizzare, sapeva ammaliare i suoi carcerieri. Alcune guardie stesse della fortezza di San Leo vennero allontanate di nascosto, si rivolgevano a Cagliostro per ottenere rimedi a malattie. Tanti aspetti legati alla figura di Cagliostro, quello più importante e determinante era quello del mago. Quello che comunque con pochi gesti, con poche parole, poteva ipnotizzare e far fare cose contro la propria volontà. Per cui i carcerieri si guardavano bene da guardare e da avere un rapporto diretto con lui. Rimase 4 mesi in questo ambiente in attesa che adattassero la cosiddetta cella del pozzetto, un vero e proprio pozzo ricavato all'interno della fortezza. Questa è la botola da cui venne calato Cagliostro per essere immesso nella cella appunto chiamata del pozzetto. E da qui passavano il cibo e altre piccole cose. Controllavano Cagliostro e non venivano mai visti. E molta gente viene qua con anche l'atteggiamento di incontrare Cagliostro. Chiede di essere lasciata qualche istante nella sua cella proprio per riavvicinarsi al suo spirito. Sua morte è talmente carica di leggende che si arriva addirittura a sostenere che in realtà lui non morì qua dentro, ma riuscì a evadere e riuscì anche a ottenere e a trovare l'elisir di lunga vita, per cui secondo alcuni è ancora vivo. La fortezza di San Leo è un bene pubblico di fondamentale importanza per la città e il territorio ed è aperto 365 giorni all'anno e quindi è anche una fonte importante di reddito per le persone che lavorano qui, ma anche per l'economia turistica di tutta la città. Ecco, sindaco, nell'immaginario collettivo i castelli spesso sono dei luoghi abbandonati, sicuramente pieni di mistero, ma anche in fondo dei ruderi abbandonati a se stessi. Mi pare di capire che questo non è il vostro caso, però. No, non è proprio il nostro caso. Il castello del Parco e il Palazzo Fienga, che poi è stato costruito, la parte del palazzo moderna o contemporanea a fine Ottocento, è un luogo di assoluta frequentazione. È stato protagonista di manifestazioni culturali importanti, una grande rassegna jazzistica fino al 2011, che poi si è interrotta.
adesso abbiamo altre manifestazioni molto importanti sul luogo, ovviamente necessita di alcuni interventi di recupero almeno parziali, in parte ce ne sono stati in passato, di altri ce n'è bisogno adesso. Peraltro è, credo, un protagonista assoluto della scena campana, del territorio campano, perché è luogo di attraversamento per definizione tra i due golfi, il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno. Chi vuole passare tra i due territori deve passare di lì, viene definito la porta dell'Agro Nocerino e della Valle del Sarno, è il luogo intorno al quale a un chilometro di distanza passò Annibale nella sua antica invasione dell'Italia meridionale, il luogo della storia. Ecco, sindaco, mistero, leggende, storie fantastiche, quanto possono contribuire ad aiutare l'economia di un territorio? Ma può contribuire ad aiutare l'economia di un territorio, in parte anche questo, ma soprattutto la valorizzazione. Noi credo che stiamo un po' cambiando il passo anche nella nostra vicenda specifica del nostro castello e del nostro territorio, passando da un'idea di museificazione o di congelamento delle strutture ad una idea di vivificazione e di vitalità. Se i luoghi non si vivono, anche i luoghi antichi, ovviamente proteggendoli, tutelandoli, sottraendoli ad uno sfruttamento indiscriminato del privato, ma se non si vivono non saranno mai luogo di attrazione. Il nostro obiettivo, quello che stiamo facendo passo passo, e farli diventare luogo di attrazione. Peraltro non più tardi, felice coincidenza con questo invito a questa trasmissione, non più tardi di circa 10 giorni fa abbiamo aperto le porte del maniero del castello alla celebrazione del primo matrimonio di rito civile, e quindi ce ne saranno tanti, con un discendente della famiglia Fienga, che è stata l'ultima proprietaria prima che la struttura passasse nelle mani del comune e del palazzo. Ecco, allora andiamolo a vedere questo castello di Fienga, vediamo il servizio di Giuseppina Rossi e andiamo a conoscere questi fantasmi. Vediamo. Ci troviamo all'interno degli antichi ambienti del castello del Parco di Nocera, e proprio all'interno di questi ambienti si narra una leggenda che vede come protagonista la regina Elena degli Angeli. Elena degli Angeli, sposata all'ultimo sovrano degli Svevi, Manfredi, trascorse gli ultimi anni della sua vita all'interno di questo castello. E si dice che di notte si possa vedere Elena degli Angeli aggirarsi per queste stanze con una lanterna in mano alla ricerca del suo sovrano, il defunto Manfredi di Svevia. Un'altra leggenda narra che all'interno del castello ci fosse lo spettro di Matul il corsaro, Matul il pirata. Matul, che di mestiere torturava i prigionieri, un giorno si innamora di Bianca, figlia del barone di Roncella, dal quale ebbe un figlio. 20 anni dopo, quando Matul ormai era scomparso dalla vita di Bianca e della sua famiglia, si trovò a torturare per caso un giovanotto, un 20enne, e proprio nel torturarlo scoprì che si trattava del figlio. Dalla disperazione, Matul si converte al cristianesimo, cambiando il suo nome in Basilio di Levante. E si dice che di notte, quando il vento è molto freddo, tra le sale del castello si aggira lo spirito di Matul. C'è che all'interno di queste mura del castello si è innamorato. È il caso di Cencia di Trastevere, la carceriera, che al tempo di Urbano VI si innamorò perdutamente del nipote, Francesco Prignano, il quale però non la ricambiava del suo affetto. In effetti morì proprio così, d'amore. Chissà quali altri misteri ci riserva questo luogo, che purtroppo però non sono mai stati raccontati. Bene, noi ringraziamo Manlio Torquato, il sindaco di Nocera Inferiore, per essere stato con noi, e se vi abbiamo minimamente incuriosito con questi racconti,